Vai vedere, falla vedere per bene tu. Come fa a darvi la palla, raga? Raga, ci mettiamo bene i gialli? Daniel, ti abbassi? Eh? Oh, già meglio, no? Vieni. Fatti vedere, figli. Fatti vedere, figli, vieni prendere la porta. Matti, cerca prima un compagno, sei solo, no? Chi c'è a porta? Matti, ha abbandonato la porta. Io ci tenevo a essere qua a salutare voi, ovviamente la società, i vostri allenatori e soprattutto voi, perché inizierà un'altra bellissima stagione che vi porterete dietro, perché poi immagino che fra di voi vi siano anche dei buoni rapporti di amicizia ormai. Com'è? Siete amici? Sì. Avendo qualche anno in più, vi dico che i rapporti che si creano alla vostra età poi ve li portate dietro tutta la vita, quindi sono fra i più importanti che avrete anche più in là con gli anni, per cui insomma approfittate di questi momenti. Poi mi complimento con la società perché aver deciso di insomma, organizzare una giornata aprendola alle istituzioni, alla città e alle altre associazioni è stata un'idea formidabile, perché comunque questa è una bellissima realtà ma che si inserisce in una realtà ancora più complessa ed è bene che ne sia una parte insomma importante. Però non vi voglio ulteriormente disturbare, eh. Oh, che obiettivi avete quest'anno? Ragazzi, più grandi, dai, magari più grandi. Alessandro. Allora, chi non si comporta bene, chiacchiera e non sta attento, non gioca al fine settimana. Mi sembra un'ottima regola. Cioè, la cosa che credo che è importante che si comprenda è che le regole che vi stanno loro insegnando, e anche ovviamente le maestre e insegnanti, non è che valgono solo qui dentro, ma valgono anche i genitori ovviamente,
valgono anche fuori dal campo e anche quando uno avrà qualche anno in più.